Denise Nanni, Empowerment femminile in Turchia. Questo lavoro si propone di fornire una panoramica sui diritti delle donne e dei processi di empowerment in Turchia. Il concetto di empowerment ha acquisito un ruolo significativo nelle politiche di uguaglianza di genere a partire dagli anni 90. È strettamente collegato alla cultura e alla società. Tuttavia, possiamo considerarlo come un processo attraverso il quale una persona o un gruppo acquista una percezione più ampia sulla propria condizione, sui propri diritti, per poi sviluppare autostima e cambiare la propria situazione. La religione musulmana non può essere considerata come un qualcosa di omogeneo e di statico. È una religione che, come tutte le altre, si adatta ai contesti sociali e culturali in cui vivono i fedeli. La Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne è uno degli strumenti più importanti a livello internazionale. È stato adottato dalle Nazioni Unite nel 1979 ed è poi entrato in vigore nel 1981. Qui si definisce chiaramente che cosa significa discriminazione di genere e si stabilisce un ordine del giorno internazionale per sfidare questa discriminazione contro le donne. Un altro documento importante, soprattutto per il mondo musulmano, è invece il rapporto sullo sviluppo umano nel mondo arabo nel 2005. Da questo rapporto emerge che la famiglia è la prima istituzione che continua a riprodurre i rapporti patriarcali e dunque si mantiene la disuguaglianza di genere. Nel dibattito in corso tra le società occidentali e i paesi musulmani, quando si tratta di diritti femminili, i paesi occidentali criticano il modo in cui vengono trattate le donne nel mondo musulmano. Dall'altra, però, i musulmani vedono come il femminismo importato dall'Occidente sia quasi una forma di imperialismo. Dunque, la soluzione nei paesi musulmani è lo sviluppo del femminismo islamico, attraverso il quale le donne musulmane rivendicano i propri diritti rinegoziando i limiti imposti dal loro contesto sociale e culturale. Nella storia ottomana era fondamentale la Sharia. Con le riforme Tanzimat, alla fine dell'Ottocento, ci sono poi stati i primi cambiamenti. Nel 1923 Mustafa Kemal Atatürk proclama Repubblica Turca e vuole costruire uno Stato basato sulla laicità moderna. Nasce un femminismo di Stato che si basa però su un mito secondo cui prima dell'Islam sarebbe esistita la parità di genere e la democrazia. In questo modo la religione musulmana nel discorso kemalista e neo-kemalista viene vista come un ostacolo alla modernizzazione della Turchia. Negli anni Ottanta il femminismo liberale prese piede in Turchia. Paradossalmente, all'indomani del golpe, è sorta un'altra ondata di femminismo. I temi centrali erano la violenza domestica e la disuguaglianza di genere nella vita quotidiana. Si sono poi avute la revisione del codice civile e di quello penale. L'ONG turca Women for Women's Human Rights, fondata nel 1993 ad Istanbul, ha avuto ed ha ancora un ruolo importante sia a livello locale che internazionale. Essa coordina anche la coalizione per i diritti sessuali e fisici nelle società musulmane. Sono state fondate altre ONG a favore dell'empowerment femminile. Gli argomenti fondamentali sono i diritti civili, la violenza domestica e di genere, le strategie contro la violenza, i diritti economici, la comunicazione, la paternità, la sessualità, i diritti riproduttivi e l'organizzazione civile locale. I due problemi principali in Turchia sono comunque ancora
l'occupazione femminile, che è molto bassa in alcuni settori, e poi anche la bassa partecipazione delle donne in ambito politico. Nel 2009 l'UNFPA ha pubblicato la più estesa ricerca sulla violenza domestica mai realizzata in Turchia. In base ad essa, un dato preoccupante, il 39% delle donne ha sperimentato violenza fisica dal loro partner e il 15% anche violenza sessuale. L'aspetto più inquietante è la normalizzazione della violenza da parte delle donne stesse. Il 14% di loro ha dichiarato infatti di accettarla e una donna su tre ha dichiarato che l'uomo ha il diritto ad avere rapporti sessuali anche quando la donna non è d'accordo. Un'altra importante ricerca è quella condotta sulle dinamiche dei delitti d'onore, da cui emerge il concetto di onore che è strettamente collegato alla sessualità femminile. Secondo gli esperti dell'Unione Europea, le tre principali fonti di disuguaglianza di genere in Turchia sono la violenza domestica, il tasso di disoccupazione femminile e la mancanza di istruzione tra le donne. Va detto comunque che l'uguaglianza di genere non sarà mai raggiunta solo attraverso le leggi, sarà necessaria una riflessione più approfondita. Infatti, nel corso della nostra vita abbiamo interiorizzato dei modelli di comportamento che dobbiamo rivedere. L'uguaglianza non è qualcosa che sarà raggiunto a livello unilaterale, ma deve essere compresa ed accettata dalla società intera.